L'ex calciatore del Napoli Pietro Puzzone, che ha vissuto da protagonista i fasti dello scudetto vinto con Diego Armando Maradona, negli ultimi tempi sta attraversando un momento drammatico della sua vita, trascorrendo parte delle sue giornate per strada in uno stato di semiabbandono. Il dramma di Puzzone è stato portato alla luce nel programma radiofonico La Radiazza, condotto da Gianni Simioli, e in tanti in questi giorni si sono attivati per far sentire la propria vicinanza a chi, come Pietro, da tutti è ricordato per i gesti di grande generosità di cui si rese protagonista quando giocava nel Napoli. Come il giorno in cui ad Acerra organizzò, assieme al calciatore più forte di tutti i tempi, il Pibe de Oro, una partita di beneficenza a favore di un bambino malato. Scesero in campo contro la volontà della società Calcio Napoli, su di un terreno fangoso diventato un pantano a causa della pioggia. Rischiarono di infortunarsi, di rompersi le gambe, ma non si risparmiarono e sotto la pioggia battente diedero spettacolo per 90 minuti al solo scopo di restituire il sorriso ad un bimbo malato. Una storia da libro cuore, come i cuori estremamente generosi di Maradona e Puzzone. Ebbene, l'ultimo campionato della sua carriera, Pietro Puzzone l'ha giocato in Serie C1 con l'Ischia Calcio e anche qui ha lasciato uno straordinario ricordo della sua ammirevole umanità, come ha affermato Giuseppe Monti, per tutti Billone, bandiera storica dell'Ischia. Ma in primis spero che se lui veda questo video mi riconosca con qualche capello in meno e quindi gli voglio inviare un grande abbraccio e tanti tantissimi baci. Il ricordo, al di là del calciatore che insomma aveva militato prima di venire già in squadre di serie superiore, squadre importanti. Per me che nello spogliatoio, diciamo, era la mia seconda casa, ho un ricordo bellissimo perché lui era un ragazzo molto allegro, scherzoso. Infatti, dopo i primi giorni che lui venne da noi, nello spogliatoio prese il posto vicino a me perché gli piaceva il ridere, lo scherzare, lo sfottò verso qualche altro compagno. Io spero che lui riesca a risolvere i suoi problemi, che si faccia, diciamo, aiutare da tutti. Noi siamo pronti a fare qualsiasi cosa per lui e speriamo di rivederlo presto, speriamo di stare un po' insieme e di ricordare quei periodi vissuti insieme. Franco Impagliazzo, storico capitano dell'Ischia Calcio, oltre a sottolineare le doti umane di Pietro Puzzone, ha detto che i suoi ex compagni di squadra sono pronti ad aiutarlo e ad ospitarlo ad Ischia, anche per andare a fare un bagno, tutti assieme, nello stupendo mare dell'Isola Verde. Era l'anno 89-90, un ricordo bellissimo di Pietro perché comunque era una. Indipendentemente dal calciatore che valeva anche per i suoi trascorsi, e poi era un ragazzo che all'epoca quando venne da noi aveva 27-28 anni, era qualitativamente un buonissimo giocatore, ma principalmente era un ragazzo molto gioviale, un ragazzo che creava gruppo, un ragazzo che aveva voglia di vivere. Ora sono dispiaciuto come tutti quanti noi che l'abbiamo conosciuto per questo suo brutto e triste momento che sta attraversando. Mi auguro che tutto finisca più presto, anzi gradirei che se eventualmente uno lo potesse incontrare, dimostrargli eventualmente amicizia ancora, fiducia, stima, tutte quelle cose che avevamo fatto in quell'anno, in quei 7 mesi, perché lui venne da noi a dicembre inoltrato a giocare e poi rimase fino a fine giugno. Ripeto, era un ragazzo talmente bravo, gioviale, mi farebbe piacere rincontrarlo. Eventualmente poterlo aiutare per quelle che sono le nostre possibilità, anche perché ho sentito anche altri amici dell'Ischia dell'epoca che vorrebbero fare qualcosa al riguardo. Ripeto, mi farebbe anche piacere casomai che venisse ad Ischia, incontrarlo, farci un bagno insieme, andare a fare una cena in un ristorante.
con me, Billone, eventualmente quando viene Giovanni Martuscello, qua erano quelli del posto che all'epoca giocavano con lui.